Buongiorno, sono Ugo Cenna, un giornalista del QN e sono qui con Bruno Barbieri, bolognese doc, cresciuto a Bologna e poi emigrato verso altri luoghi, costruendosi una fama internazionale come chef pluristellato, 7 stelle come Gualtiero Maltechesi, unico, in Italia. Ma so che oggi Bruno è qui per una ragione particolare, è direttore per un giorno del Resto del Carlino. Cioè, oggi non avrei mai immaginato, sai, Ma di un giorno, se io sono uno che il Resto del Carlino l'ha sempre comprato in famiglia, cioè fin da ragazzino lo ricordo, mio padre leggeva il Resto del Carlino, ancora tuttora oggi, perché il Resto del Carlino per noi bolognesi è un po' come un piatto di tortellini, capisci? Non puoi farne a meno, non può certo. essere È contaminato un da nessuna. simbolo della Sì, è un bolognesità. simbolo di Bologna, della città, di tutti i bolognesi, no? Cioè tu quando arrivi al bar leggi il Resto del Carlino, capisci? E Certo. quindi questo è. Poi per fortuna, sai, io poi sono uno che l'ha sempre letto e poi quando ho incominciato ad andare in giro per il mondo ho avuto la grande fortuna che hanno inventato l'iPad e di conseguenza in qualsiasi parte del globo mi Il trovavo Carlino e ti assolutamente sì, accompagna. no? È una roba. Anche perché racconta molto della cronaca di casa, no? Perché quando tu stai dall'altra parte del mondo, sì, ti interessano le cose che succedono in Italia, però ti interessano anche le cose che succedono Certo. nella tua città, nel tuo paese, nel tuo vissuto, nel tuo hinterland, no? E quindi il Resto del Carlino fa questo, no? E da lì, sai, noi Tu l'hai abbiamo. sempre seguito sin da ragazzino, no? Dicevi che lo trovavi in casa sul tavolo, no? Sì, Lo sfogliavi. è stato molto divertente. Prima, quando raccontavo che mi piaceva molto anche il fatto che era praticamente un lenzuolo, no? Cioè occupava tutta la tavola perché aveva delle dimensioni enormi. Mi rendo anche conto che oggi non è più possibile andare in treno, dovevo andare su un volo low cost perché prendiamo anche quelli dove stai tutto incassato Raccolto dentro e aprire magari come era una come volta il un giornale, tempo. sì, fare così, no? E quindi è cambiato molto, è cambiato proprio anche come giornale, il colore, per esempio, è stata una di quelle cose che è arrivata dopo, no? E lo trovo. Però mantiene quella credibilità, quell'attendibilità che aveva all'epoca quando Beh, eravamo ragazzi, assolutamente. Sai, no? oggi io, per esempio, per quel che riguarda me, ma penso anche che sia un po' nell'idea di tutti i bolognesi e di tutti quelli che lo leggono. Prima leggi il Resto del Carlino, poi leggi gli altri giornali. Certo. Leggi dopo. Passa il Corriere, passa il Repubblica, passa un po' a tutti gli altri giornali, però il Resto del Carlino è proprio il primo, no? Che leggi, poi non so, probabilmente perché comunque ti piace come idea, ma è anche per una questione, voglio dire, che è nata con te, no? E che sei cresciuto, noi tutti siamo cresciuti con questo giornale, quindi poi ti affezioni, è come quando vai dal dottore, no? È sempre difficile cambiare il medico, è sempre difficile cambiare il Il giornale, dottore di fiducia, no? come il Esatto, giornale. esatto. Tu hai girato il mondo, hai aperto ristoranti in Italia, anche fino ad arrivare anche a Londra, però hai sempre mantenuto questo profondo legame con la città. Noi tra l'altro proprio in questo periodo siamo promotori di una campagna per salvare il Nettuno, no? Salvare, diciamo, renderlo bello com'era e Beh, quindi sai, una raccolta dei fondi il importante. Nettuno è come il Resto del Carlino, è come i tortellini, è come Piazza Grande, è come tutte le cose che ci sono a Bologna, voglio dire, debbono essere salvaguardate. Sono monumenti, sono cose come anche il giornale di tutti quanti noi bolognesi, no? E quindi deve essere tutto perfetto, deve essere tutto tenuto bene, deve essere, insomma, raccontano una storia Certo. bolognese, no? Questo per noi è molto importante. Venendo alla cucina, tu appunto hai un'esperienza che ti ha portato a conoscere luoghi, a sperimentare anche molto, però la cucina bolognese io credo che anche in questo caso sia importante, tu abbia un forte legame con
la tradizione Beh, anche. questo senza ombra di dubbio, anche perché, voglio dire, per essere creativi, per essere qualche volta estremi, per raccontare una storia moderna, devi conoscere il passato, no? Devi conoscere quelle che sono state le nostre tradizioni, la nostra storia. È chiaro che Bologna ha raccontato. Cioè, se tu pensi per esempio alla mortadella, che era il salume che si faceva, dentro porta, no? Che si faceva in città, l'unico salume al mondo che veniva fatto in città, no? Perché poi i salumi sono sempre la norcineria, è nata in campagna, no? Nelle case di campagna. L'unico, prodotto che veniva fatto dentro porta era proprio la mortadella, quindi che è bolognese, scusa, e quindi voglio tutto che poi entra dentro nei tortellini, che poi entra dentro nelle polpette, che poi entra dentro, quindi c'è tutto un legame talmente profondo e che voi, che il resto del Carlino ha sempre raccontato. Io ricordo i miei articoli, le prime Certo. cose che venivano fuori, che raccontavano di Bruno Barbieri allora quando lavorava ad Argenta, no? Al Che siamo Trigavo, stati no? al Al Trigavo, che siamo famoso stati un po' i Trigavo. pionieri. Il resto del Carlino fu probabilmente forse il primo giornale che credette in un'operazione gastronomica, in quell'operazione che poi avrebbe cambiato, no? La cultura del cibo oggi. Quindi oggi se mangiamo un po' come la storia, dei jeans, no? Nel senso che i jeans li portavano negli anni 60, se non ci fossero stati gli anni 60, a quest'ora io e te che li indossiamo oggi non avremmo il jeans Certo, addosso. certo.